È stato l'ISIS Buonarroti Fossombroni di Arezzo ad ospitare la fase regionale delle Olimpiadi delle Scienze Naturali 2014, un'iniziativa organizzata dall'Istituto presso l'Aula Magna che dunque, prima nel suo genere, ha fornito una parentesi scientifica fra le discipline tecnico-economiche che ha così consentito agli alunni una visione più completa dell'indirizzo scolastico. Bisogna anche saper premiare chi ha talento, perché poi la società si nutre di talento, migliora con il talento e quindi dobbiamo saperlo premiare. Sono stati bravi anche perché la mia scuola non è una scuola tipicamente a vocazione scientifica, però noi sappiamo che in qualsiasi ambito vengano approfondite delle conoscenze, si maturino delle competenze, poi queste si spostano, si trasferiscono anche in altri ambiti. Quindi innescare il gioco della competizione olimpionica è un qualcosa che serve a far progredire l'intera scuola. Queste gare sono utili anche magari se uno dopo vuole fare i test d'ingresso di medicina all'università o cose del genere, sono più o meno basati sullo stesso genere di ragionamento. A me personalmente divertono molto, cerco di dare il meglio di me. Nelle nostre scuole la materia scientifica è poco utilizzata e quindi anche per fare la prova molti argomenti non li conoscevamo e ci siamo trovati in difficoltà tutti quelli che eravamo venuti dalla nostra scuola, però ho visto che comunque è andata abbastanza bene e mi sono trovato bene. Mi è piaciuto partecipare a queste Olimpiadi perché comunque possono aiutare a crescere e anche per il futuro, insomma, se ci troveremo ad affrontare dei test, delle prove anche nel campo del lavoro, sicuramente questa esperienza ci sarà utile.